Un'altra sconfitta, la seconda consecutiva per il Chieti, vince 1-0 il Monte Giorgio al Tamburrini. Ancora un passo indietro dopo la sconfitta con la San Benedettese, poche idee e confusionare nel reparto avanzato. Primi 3 punti invece per il Monte Giorgio davanti al proprio pubblico, operati da Corrado Cotta, fuori Molo, Tora, Masawood. Il tecnico comasco passa al 4-3-3, novità in porta con l'esordio di Francesco Serra, figlio del patron Ettore, che prende il posto di Vitiello. Decisivi i suoi errori con la San Benedettese in attacco dall'inizio. C'è spazio per Michele Cesario ai suoi fianchi, Palmisano e Riosa. Chieti con un atteggiamento offensivo, ma nel primo tempo crea davvero poco. Il Monte Giorgio si affida a Perpe Pai, che decise l'ultimo confronto all'Angelini contro il Chieti, pronto a ricevere i rifornimenti da parte di Pampano e Albanesi, il capitano della squadra guidata da Gianluca De Angelis, che trova il gol del vantaggio con Albanesi. Monte Giorgio avanti allo stadio Tamburrini, dove sono presenti pure un centinaio di tifosi neroverdi. Soddisfatto De Angelis, di certo un po' meno Cotta, perché il Monte Giorgio insiste, ispirato da Alessandro De Angelis e da Morganti. Ma Serra salva il Chieti prima dell'intervallo. Poco incisivi gli attaccanti nel primo tempo. Monte Giorgio che vuole il secondo gol per consolidare il vantaggio, ma la squadra di Cotta avrebbe l'opportunità, senza mai calciare in porta, di agguantare il pareggio con l'incursione di Palmisano e con Diop, che sfiora l'autorete a centimetri dall'1-1 il Chieti. Ma il Monte Giorgio continua a proporsi nel frangente, in particolare con il destro ad incrociare sul secondo palo di Pampano, gara che si accende. Espulsione diretta prima per lo stesso Pampano, autore fino a quel punto di una buona prova. Inferiorità numerica del Monte Giorgio, che però dura davvero poco, perché successivamente finisce in anticipo la gara di Palmisano per questo intervento a metà campo ai danni di Marini, entrato da poco sul terreno di gioco del Tamburrini. Un rosso per parte, finale incandescente a Monte Giorgio, dove i ragazzi di Gianluca De Angelis si impongono 1-0 sul Chieti con i giocatori neroverdi a fine partita a rapporto dai propri sostenitori. È arrivata la prima vittoria, penso anche meritata. Abbiamo dilapidato almeno 3-4 palle col clamoroso nel secondo tempo, che forse con un po' di cinicità avremmo chiuso prima la partita. Poi l'abbiamo tenuta in bilico del risultato, abbiamo rischiato praticamente zero. E dopo, quando la partita è in bilico, può succedere di tutto. Io sono contento per l'ambiente che ci circonda, sono contento soprattutto per i ragazzi, perché so che fardello portavano sulle spalle. Io ho sempre detto che questa è una squadra buona, che serve, manca d'esperienza, ma l'esperienza si acquisisce piano piano in campo. E non serviva a me, se la stessa partita oggi non avessimo vinta, probabilmente avrei detto la stessa cosa. Ho visto la mia squadra fa 4 grandi prestazioni, in crescendo, avremmo meritato qualche punto in più, però adesso spero che questa sia una vittoria che psicologicamente ci porti un po' di serenità. Domenica andiamo a un campo difficile, a Notaresco, senza sicuramente Pampano, non so come sta Lorenzo Albanesi, però con un pieno di entusiasmo e di tranquillità, secondo me, senza un peso psicologico sulle spalle. La partita, non lo so, il perché, specialmente al primo tempo ci siamo intestarditi di buttare tutte queste palle lunghe, dove noi nel gioco aereo non abbiamo, per caratteristiche, al di là di Riosa, dei grandi saltatori contro i due centrali loro, che sicuramente oggi penso che come caratteristiche e struttura decisamente nel gioco aereo sono due ottimi giocatori. Poi, come in tutte le cose, alla prima situazione abbiamo sbagliato l'uscita, abbiamo sbagliato l'uscita centrale, lasciando lo spazio sulla nostra destra, sulla sinistra, si sono infilati giustamente e ci hanno punito. Penso a una delle poche occasioni del primo tempo che si sono create da ambo le parti. Poi loro, giustamente, con voglia, con partecipazione di tutta la squadra, giocavano a ripartire, e devo dire che ci è andata anche bene in 2 o 3 situazioni, perché potevano chiudere la giocata.